6 personaggi italiani morti oggi 22-26 marzo 2024. Notizie di morte oggi. Numero 1. Ambrogio Luigi Pelagalli, 15 febbraio 1940, è stato un allenatore di calcio, calciatore e dirigente sportivo italiano. Pelagalli muore il 25 marzo 2024, all'età di 84 anni. Terzino ad inizio carriera, negli anni della maturità si converte in centrocampista abile nell'interdizione e dotato di buon senso tattico, schierato abitualmente a supporto di un regista. Nelle ultime stagioni arretra il proprio raggio d'azione trasformandosi in libero. Tra il 1959 e il 1960 ha disputato 8 partite nella nazionale Under 21, con cui ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel 1959 e ha ottenuto il quarto posto ai Giochi Olimpici di Roma l'anno successivo. Numero 2. Maurizio Pollini, Milano, 5 gennaio 1942, Milano, 23 marzo 2024, è stato un pianista e direttore d'orchestra italiano. Maurizio Pollini muore il 23 marzo 2024, all'età di 82 anni. Nel 1957 vinse il secondo premio al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale di Ginevra, con 222 candidati da tutta Europa. A partire dalla metà degli anni 60 iniziò un'importante carriera concertistica, cimentandosi con le maggiori orchestre europee, americane e asiatiche. Ha esordito negli Stati Uniti nel 1968, suonando la seconda sonata di Boulez e mostrando per la prima volta, al pubblico d'oltreoceano, il suo interesse per la musica contemporanea. Intraprese, seppur in rare occasioni, l'attività di direttore d'orchestra. Si è spento a Milano il 23 marzo 2024, all'età di 82 anni. La Camera Ardente sarà allestita la mattina del 26 marzo nel foyer del Teatro alla Scala, i funerali saranno in forma privata. È considerato uno dei più grandi pianisti della nostra epoca. Numero 3. Paolo Tubertini, 27 aprile 1945, è stato un arbitro di calcio italiano. Paolo Tubertini muore il 22 marzo 2024, all'età di 79 anni. Fu inserito nell'organico arbitrale della CAN per la Serie A e B tra il 1979 e il 1986. L'unico match di Serie A arbitrato fu Cremonese-Udinese, 2-0, il 19 maggio 1985. Il 4 aprile 1984 aveva comunque arbitrato un'amichevole tra la Juventus e i Toronto Blizzard, disputata a Bologna. In totale, oltre alla sola partita nella massima serie, ne ha dirette 61 in quella cadetta. Nel 2008 si candidò, senza successo, alla guida della sezione di Bologna dell'AIA, sconfitto nel voto da Antonio Aureliano. Numero 4. Luigi Cimnaghi, 10 agosto 1940, è stato un ginnasta e dirigente sportivo italiano, muore il 23 marzo 2024, all'età di 84 anni. Fu due volte olimpionico, 1964-1968, più volte campione italiano di specialità, segretario generale della Federazione Ginnastica Italiana dal 1985 al 1997, dirigente responsabile dello Stadio Olimpico di Roma dal 1999 al 2004. Ai campionati mondiali di Dortmund del 1966 si classifica al 41esimo posto nel concorso generale, mentre la squadra ottiene un onorevole 7° posto. Cimnaghi si conferma campione italiano di specialità alle parallele e al cavallo con maniglie. È presidente del Comitato Tecnico Maschile dell'Unione Europea di Ginnastica, dal 1984 al 1989, e membro del Comitato Esecutivo dal 1989 al 1994. Dal 1999 al 2004, Cimnaghi è dirigente responsabile dello Stadio Olimpico di Roma. Nel 2006 fa parte del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali di Torino. Numero 5. Raffaello Cortesini, Milano, 3 novembre 1931 New York, 21 marzo 2024, è stato un medico italiano, professore di patologia clinica ed esperto di trapianti d'organo. È stato il primo in Italia ad aver eseguito un trapianto di rene, nel 1966, insieme a Paride Stefanini, cui seguirono il secondo xenotrapianto al mondo. Dal 2000 è stato professore di patologia clinica e trapianti presso il Dipartimento di Patologia della Columbia University di New York, USA. È rimasto negli Stati Uniti fino alla morte, avvenuta all'età di 92 anni.
Dal 1962 si dedica anche alla ricerca sperimentale e clinica nel campo della depurazione extrarenale e della chirurgia dei trapianti d'organo, approfondendo la sua esperienza con numerosi soggiorni di studio all'estero, in Europa e negli Stati Uniti d'America. Numero 6. Frédéric Mitterrand, 21 agosto 1947, 21 marzo 2024, è stato un regista, sceneggiatore e politico francese, nonché scrittore, documentarista, animatore e produttore televisivo e radiofonico. Dal 24 giugno 2009 al 16 maggio 2012 è stato ministro della cultura e della comunicazione nel governo François Fillon II e nel governo François Fillon III. Era omosessuale dichiarato. Nell'ottobre del 2014 Marine Le Pen suscitò una violenta polemica, citando alcuni passaggi di un libro vagamente autobiografico di Frédéric Mitterrand pubblicato 5 anni prima, nel quale si evocano rapporti sessuali a pagamento in Thailandia. Ecco 6 personaggi italiani che sono morti tra il 22 e il 26 marzo 2024. In questo video vi presentiamo le notizie di morte di 6 personaggi italiani di spicco avvenute tra il 22 e il 26 marzo 2024. Ambrogio Luigi Pelagalli, Maurizio Pollini, Paolo Tubertini, Luigi Cinnaghi, Raffaello Cortesini, Frédéric Mitterrand. Seguici per rimanere aggiornato su tutte le ultime notizie di morte. Riposino in pace questi illustri personaggi.